Ad Acireale dunque resta tanta l'attesa per la prima giunta firmata Roberto Barbagallo, che sarà presentata oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo del Turismo. I magnifici sei sono già stati delineati dopo il passo indietro di Adriana Finocchiaro e Andrea Quattrocchi, che comunque già dopo il ballottaggio era nell'aria, e la designazione di Rosario Raneri alla presidenza del Consiglio. Ieri Roberto Barbagallo e Nicola D'Agostino hanno tenuto un ultimo incontro al magazzino 14 per fare la quadra nel tentativo di stemperare qualche malumore che stava cominciando a serpeggiare. L'obiettivo all'interno di Cambiamo Acireale rimane quello di cercare di tenere gli equilibri giusti, magari con qualche staffetta, ma da progettare adesso. Roberto Barbagallo ha cercato di affrettare i tempi per chiudere quanto prima il suo esecutivo, visto e considerato che anche sulle deleghe non dovrebbero esserci oggi pomeriggio grosse sorprese rispetto alle previsioni di questi giorni. Il vice sindaco Nando Ardita prenderà i lavori pubblici, Francesco Fichera all'urbanistica e forse l'ecologia, Alessandro Oliva bilancio e finanze, Adele Danna politiche sociali e pubblica istruzione, Rory Pietro Paolo polizia municipale, viabilità, protezione civile e c'è il dubbio servizi cimiteriali, mentre per Francesco Carrara si profilano sport e politiche giovanili. Ci sono invece altissime probabilità che il sindaco Barbagallo tenga per sé la delega al turismo.